Questo è quello che si diceva prima, il battesimo di Gesù. Vedete San Giovanni vestito sempre. Notate che ha il bastone, anche di là avete visto, accennato il bastone con la croce, c'è anche questo che poi è proprio probabilmente un... I personaggi biblici hanno di solito un simbolo, purtroppo non abbiamo visto oggi il frontale dove ci sono, per ogni evangelista c'è il suo simbolo, il bue, l'uomo, il leone alato, la barba, ricordatevi la barba, perché poi vedremo altre due volte San Giovanni Battista oggi. Oramai dovreste sapere che cos'è quell'effetto là dietro, le montagne, angeli, in alto la colomba cos'è? Spirito Santo, la colomba la rincontriamo dopo, e qui è direi un po' più rinascimentale. Questo ha battuto ogni record perché non lo potevate vedere fino al 1976. E dei fratelli Aurelio e Giovanni Luini, forse con la collaborazione del Lomazzo, però non lasciamo stare, che sono i figli del famoso Bernardino Luini, e quindi come si suole in Italia, il figlio fa il lavoro del padre. Possibile datazione 1570. I motivi per cui poi molte di queste opere sono state coperte? Perché siamo a Milano. Una delle ragioni è questa, che questa è una città che mangia l'arte che ha. È la città dove quando c'era il circo, c'era il Colosseo, già durante l'impero romano andavano dentro e pigliavano le pietre e le portavano via per farci la chiesa. È la città dove lì venivano scalpellati gli stemmi, dove le cose si prendono e si spostano. Dove... i pezzi della roba romana l'hanno fatto anche a Roma. Sì, ma...